Ciao ragazzi, un saluto da Luca Mastrangelo. Allora, video di oggi perché mamma mia, adesso non abbiamo fatto in tempo un attimo a gasarci. Poi c'è chi si gasa di più, c'è chi si gasa di meno, c'è chi dice che dobbiamo, vabbè, non abbiamo fatto in tempo a rallegrarci, diciamo così, della notizia di Lukaku, che adesso si passa subito a oddio, non arriva Dybala, o non viene più Dybala, o c'è il Milan su Dybala, oddio va alla Roma, oddio va all'Atletico, come faremo? Ragazzi, calma, sangue freddo. Allora, io il mio pensiero totale su Dybala l'ho già fatto in un video di 20-25 giorni fa, e lì vi ho detto la veridicità, verità veritiera, inalienata e inalienabile del mio pensiero su Dybala. Poi ho detto, se dovesse venire all'Inter diventerà il giocatore su cui mi baserò tutta l'estate per rompere i coglioni ai tifosi della Juve, però il resto del pensiero è in quel video. Detto questo, vorrei fare una precisazione, almeno a livello mio personale. Se non dovesse venire arrivare Dybala con una coppia titolare Lukaku Lautaro, io sono a posto, io sono contento. Io li ho già visti in azione quando abbiamo vinto lo scudetto, io so quello che mi possono dare. La famosa Lula che ritorna per me è già una bella notizia. Dybala è quel qualcosa in più che, se arriva, ovvio che mi fa gasare, ovvio che sono contento, ma se non dovesse arrivare, sì, un filino di tiraculo, perché ormai ci sto facendo la bocca, se non dovesse arrivare un pelino mi scoccerebbe, ma non è che mi strappo i capelli. Ragazzi, la Lula è la torta, Dybala è la ciliegina, è come mettere i bamboccini degli sposi sulla torta Dybala, no? Fai la torta nuziale a 3 piani, 4 piani, 5 piani, bellissima, è quello che serve. Dybala sono i bamboccini degli sposi che metti sulla torta, che se ci sono la torta è ancora più bella, se non ci sono, pazienza, la torta la smaglia gli stessi. E buona clayè, ragazzi. Adesso qui ci sono varie scuole di pensiero. C'è chi dice che Dybala ha un patto di ferro con Marotta che non verrà, insomma, interrotto. C'è chi dice che si fa sotto il Milan, c'è chi dice che c'è la Roma, c'è chi dice che sia Dybala che ha dei ripensamenti in questo momento, sapendo dell'arrivo di Lukaku, quindi lui sa che potrebbe non avere il posto da titolare garantito con Lautaro e Lukaku. C'è chi dice che invece la colpa è di Antun, là del procuratore, che chiede delle commissioni clamorose. C'è chi dice invece che bisogna semplicemente aspettare, perché il reparto attaccanti dell'Inter, ed è vero, è talmente folto che prima di pigliarne un altro, essendo già praticamente arrivato Lukaku, bisogna far uscire qualcuno. Secondo me non sarà così facile far uscire qualcuno, perché chi sono quelli in uscita? Sanchez è il primo. Sanchez, da quello che risulta, da quello che si legge, ancora l'ambizione di giocare in un top club, vorrebbe giocare al Barcellona o sta comunque aspettando offerte da club di alto profilo, che oggi in questo momento pare non siano arrivate. Sono arrivate offerte dalla Turchia o comunque da squadre che Sanchez in questo momento non prende in considerazione. La mia paura è che Sanchez, prima di prendere una decisione, possa effettivamente metterci molto tempo. Stesso dicasi per Dzeko. Se non si sblocca in uscita Sanchez, anche Dzeko rimane, non rimane. È più facile da piazzare Dzeko, perché ha più estimatori, secondo me, soprattutto in Italia, di Sanchez, nonostante lo stipendio bello alto.
C'è chi dice che potrebbe andare a fare il vice Osimhen a Napoli, c'è chi dice che può fare il vice Vlahovic a Torino, però anche qui non mi sembra Dzeko uno che può uscire da un momento all'altro. L'altro che potrebbe uscire è Correa, ma anche qui pare ci siano solo sondaggi per un prestito. Siviglia, Marsiglia, si parla di prestiti. Quindi diciamo che da questo punto di vista mi preoccupa un po' questa situazione di stallo del Dybala arriva quando qualcuno esce. Mi preoccupa perché qualcuno uscirà dall'Inter e questo è certo, ma quelli che devono uscire non hanno fretta di uscire e non gliene frega niente di liberare a Sanchez in questo momento, non gliene fotte un cazzo di liberare il posto a Dybala. Sanchez si prenderà il suo tempo per decidere e potrebbero volerci 15 giorni, 20 giorni, un mese. Sanchez sta lì finché non ha tutte le carte sul tavolo e poi decide, non ha fretta. Quindi diciamo che l'unica cosa che mi fa paura è che è vero che Dybala ha un patto di ferro con Marotta, ma se qua la minestra comincia a diventare molto molto lunga, non vorrei che gli arriva un'offerta di qua, gli arriva un'offerta di là, lui si rompe un po' le palle di aspettare e poi magari decide di andare da un'altra parte. Detto questo, ripeto, la cosa fondamentale, almeno per me, Luca Mastrangelo, per come la vedo io, se Dybala arriva, ottimo, se Dybala non arriva, pazienza. L'importante per me era ricostituire la Lula, rimettere insieme la Lula, che è la coppia che ci ha trascinato a vincere lo scudetto. Poi se Dybala arriva bene, se Dybala non arriva amen. Vedo che comincia a serpeggiare un po' di pessimismo. Non dovesse arrivare, ribadisco, un po' di tiraculo ci potrebbe essere, perché ormai sai, mi sembrava di averlo lì, poi non lo sto dando per perso, perché io non ho fretta, cioè non sono come certa gente che al 23-24 di giugno vuole già 10 ufficializzazioni. Tra l'altro non possiamo nemmeno ufficializzare Mkhitaryan, nonostante abbia fatto le visite mediche ed è assodato che verrà all'Inter, perché Mkhitaryan ha il contratto fino al 30 giugno con la Roma, quindi fino al 30 giugno, se la Roma non ti dà il nulla osta, tu non puoi nemmeno presentare Mkhitaryan, lo puoi presentare dal primo di luglio. Quindi figuriamoci Dybala, anche se ci fosse un accordo e fosse tutto fatto, figurati se la Juve ti dà il permesso di presentarlo prima del 30 giugno. Quindi io per Dybala non mi aspetto evoluzioni né troppo positive né troppo negative comunque nei prossimi 10 giorni. Secondo me è una cosa che andrà più in là, si trascinerà ancora più in là, sperando che poi Dybala non si rompa i coglioni. Iscrivetevi al canale YouTube, clic 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 clic. Seguitemi su Instagram, clic 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 clic. Like alla pagina Facebook, clic 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 clic. E poi, come dico sempre, fate quel cazzo che vi pare. Ciao!